Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV 24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Nord-Est. La Guardia di Finanza di Vicenza, in collaborazione con la Polizia Locale, ha intensificato le operazioni contro il traffico di droga. In una recente operazione sono stati sequestrati oltre 3 kg di marijuana e arrestato un individuo responsabile della base di confezionamento della droga. L'azione è stata condotta con l'impiego di oltre 25 militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale, supportati dall'unità cinofila e dall'elicottero. Il sequestro è avvenuto durante una perquisizione domiciliare, dove è stata scoperta una donna intenta a confezionare dosi di marijuana destinate al mercato cittadino. La droga, suddivisa in dosi pronte per la distribuzione, è stata così rinvenuta insieme a una somma di denaro, presumibilmente ricavata proprio dallo spaccio. Il 2 maggio a Altavilla Vicentina un vasto incendio ha colpito l'azienda IMP di detergenti e imballaggi plastici situata in via 4 novembre. Le fiamme, sviluppatesi durante il turno di notte degli operai, hanno rapidamente coinvolto uno dei capannoni dell'azienda. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. I vigili del fuoco, intervenuti da diverse località, hanno impiegato numerose risorse per spegnere l'incendio. Dopo circa 3 ore di intensi sforzi, le fiamme sono state circoscritte a una porzione del capannone, evitando l'espansione generale del rogo. Parte della struttura, compresi alcuni silos vuoti, è crollata a causa del fuoco. Fortunatamente un silos contenente acido ipoclorito di sodio è stato salvato. Durante le operazioni di spegnimento si sono verificati numerosi scoppi ed esplosioni del materiale coinvolto e le cause dell'incendio sono attualmente sotto indagine da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell'ARPAV, i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono continuate per l'intera giornata. Elena Mazzoni, responsabile ambiente PRC, e il segretario Paolo Benvenu con Rifondazione Comunista Padova hanno commentato il fatto di questa mattina, dove la polizia ha effettuato un'irruzione e una perquisizione presso le abitazioni di attivisti e attiviste di ultima generazione. Uno di loro coinvolto nell'azione di protesta durante la mostra da Monet a Matisse il 12 aprile a Palazzo Zabarella è stato prelevato proprio questa mattina dalla polizia. Questo evento, commentano, solleva interrogativi sul clima di repressione del dissenso nel paese e continuano. Si puniscono studenti e studentesse che chiedono pace a Gaza, si criminalizzano giovani che sensibilizzano sul cambiamento climatico. Nel contempo si permette a nostalgici del fascismo, aggiungono, di sfilare liberamente per le strade e si destinano fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a scopi discutibili. E concludono: siamo solidali con gli attivisti di ultima generazione, con tutti coloro che lottano per la pace e la difesa dell'ambiente e i diritti dei lavoratori. Questa mattina sono entrati nelle case di alcuni militanti di ultima generazione delle forze dell'ordine e oggi, adesso, in questo momento, alcuni di loro si trovano qui in questura a Padova. Mi puoi spiegare cosa è successo, i motivi di questo, insomma? Sì, questa mattina alle 7 sono andati in 4 case di persone, appunto, che hanno partecipato il 12 aprile a un'azione che è stata sventata prima che venisse portata avanti, e oggi appunto hanno perquisito le case di 4 dei nostri amici e amiche e hanno preso dei computer, dispositivi elettronici, telefoni. Appunto, l'azione era una cosa che riguardava un'azione non violenta, l'unica arma del delitto erano dei gessetti colorati e oggi appunto siamo stati perquisiti in casa alle 7 di mattina. Mi puoi spiegare le ragioni, almeno dal vostro punto di vista,
questo intervento? Ma sicuramente c'è una parte intimidatoria, perché sanno benissimo che noi non abbiamo alcun tipo di strumento per fare del male, se non per mandare un messaggio, e appunto il sequestro dei computer, dei telefoni è per intimidire, anche visto che a maggio adesso abbiamo delle azioni a Roma, dall'11 maggio, e quindi stanno preparando il terreno magari per alzare la repressione anche. Le vostre azioni sono considerate, diciamo, provocatorie in alcuni casi? Questo naturalmente è il giudizio che dà molta parte della stampa cosiddetta mainstream. Come rispondete voi a questo tipo di accusa? È intimidatoria la repressione che stiamo avendo a delle proteste completamente pacifiche, che chiedono semplicemente che venga fatta un lavoro che il governo sta portando avanti per la giustizia della vita delle persone. Quindi l'intimidatorio è la repressione, non tanto quello che stiamo andando a chiedere o le modalità. Noi non stiamo cercando di intimidire nessuno, ma di rendere consapevoli le persone che siamo in un problema enorme, veramente. Allora, voi ponete il tema dell'urgenza e della necessità di intervenire in maniera decisa contro i cambiamenti climatici. Sembra che questo sia un tema, diciamo, condiviso, nel senso che gran parte, insomma, della politica, e basta pensare ai vertici che sono stati fatti a livello mondiale, le dichiarazioni dell'ONU, eccetera, sembra orientata a intervenire in questa direzione. Voi cosa dite? Che questo sta accadendo oppure no? Beh, ovviamente c'è una situazione gravissima. Nell'ultimo anno abbiamo battuto tutti i record mese dopo mese della temperatura più calda del pianeta, e vabbè, stiamo vedendo come l'agricoltura, l'economia veramente sia sull'orlo del collasso, perché non siamo solo lì a protestare, abbiamo visto le proteste degli agricoltori, ma sempre più persone stanno capendo che le ingiustizie e le disuguaglianze si stanno solamente amplificando, e noi cerchiamo di chiedere che chi paghi davvero questa transizione sia chi è responsabile, non la gente comune. Bene, mi pare che tutto questo sia molto chiaro. Ti chiedo adesso quali sono i prossimi appuntamenti che voi state organizzando in città, a livello regionale o sul piano nazionale. Beh, una cosa di Padova, abbiamo oggi alle 18 al Palazzo Bo un'assemblea popolare per parlare di genocidio palestinese e genocidio climatico all'orizzonte, e poi a Roma dall'11 maggio ci saranno manifestazioni e un festival anche per aggiungersi e partecipare in modo collettivo. Il Comune di Padova sta affrontando la sfida della digitalizzazione con determinazione, rinominando il suo settore informatico in settore innovazione e transizione digitale. Questo cambiamento riflette un'impostazione più ampia e strategica, con l'introduzione di nuove unità operative per gestire meglio le enormi quantità di dati e adottare tecnologie come l'Internet delle cose, l'Internet of the Things e l'analisi dei big data. L'obiettivo è migliorare i servizi cittadini e la qualità della vita nella città, anche attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale. E sempre in tema di innovazione, l'Università di Padova ha fatto un importante passo nel campo della ricerca spaziale, diventando la prima istituzione italiana ad entrare nell'Associazione Universitaria per la Ricerca Spaziale USRA. Fondata nel 1969 negli Stati Uniti d'America, USRA è un'organizzazione senza scopo di lucro che si impegna a promuovere la scienza e la tecnologia spaziale, coordinando istituti di ricerca di alto livello e facilitando la cooperazione internazionale nel settore. La missione dell'Università di Padova in USRA è stata ufficializzata proprio durante l'annual meeting del Council of Institutions di USRA lo scorso 22 marzo. Questo riconoscimento è stato ottenuto grazie all'importante contributo della comunità accademica padovana nella ricerca spaziale e all'elevata qualità dei programmi di dottorato offerti, con particolare riferimento ai corsi in fisica, astronomia e scienze, ma anche tecnologie e misure per lo spazio. Nella notte tra il
Primo il 2 maggio a Vigonza, sempre nel Padovano, due automobili di proprietà del capo ufficio urbanistico del comune Enzo Ferrara sono state date alle fiamme da ignoti. L'atto, giudicato di natura intimidatoria, è stato prontamente denunciato dal sindaco Boscaro. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di minacce e intimidazioni ai danni di funzionari pubblici e come evidenziato dal recente rapporto di Avviso Pubblico. Diego Bonavina, coordinatore provinciale di avviso pubblico e assessore alla legalità del Comune di Padova, ha condannato fermamente l'atto, sottolineando l'importanza di condannare ogni forma di violenza e intimidazione e ha espresso solidarietà all'amministrazione comunale, auspicando che le autorità competenti facciano luce sull'accaduto e perseguano gli autori del gesto. Il 4 e il 5 maggio si terrà invece la 7ª edizione di Anime Verdi, il Festival dei Giardini Aperti di Padova, confermandosi come un evento imperdibile per la città. Il programma è stato presentato il 23 aprile a Palazzo Moroni, alla presenza delle autorità comunali e degli organizzatori. L'edizione di quest'anno vedrà l'apertura di 47 giardini, tra cui 6 nuove aggiunte e 4 ritorni graditi. Il festival offrirà così ai visitatori l'opportunità di esplorare itinerari inediti tra i giardini del centro, ammirando la bellezza della natura e scoprendo la cura dei proprietari. Vediamo. Siamo in Piazza delle Erbe 52, questo è l'InfoPoint, la biglietteria del Festival Anime Verdi, che arriva alla sua 7ª edizione. È un festival che apre giardini privati o istituzionali, generalmente non visibili alla città. Quest'anno apriranno le loro porte 47 giardini, per la maggior parte all'interno delle mura della città di Padova, il 4 e il 5 maggio, sabato e domenica appunto. I giardini sono tutti bellissimi, ci sono 10 novità rispetto all'anno scorso, sono 6 giardini completamente nuovi e 4 che noi chiamiamo reentri, quindi giardini che hanno partecipato ad edizioni passate e che si sono trovati bene, perché devo dire che i giardini aprono a titolo volontario, quindi questa cosa è possibile grazie alla disponibilità, alla gentilezza e alla cura che hanno i proprietari che aprono i loro spazi e del centinaio di volontari under 35 che custodiranno per 2 giorni questi spazi verdi. Il Festival Biblico arriva a Padova e provincia con l'edizione 2024 dedicata al tema dell'agape, ispirandosi al brano della prima lettera di Giovanni. Organizzato dalla Diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo, con la partecipazione di diverse diocesi italiane, l'evento si svolgerà dal 6 al 12 maggio. Le attività si distribuiranno tra Padova e altre città della provincia, offrendo un ricco programma di 28 eventi tra incontri biblici, dialoghi, meditazioni, mostre, spettacoli e laboratori. La manifestazione prevede passeggiate meditative guidate, incontri biblici con ospiti di rilievo, dialoghi interreligiosi, spettacoli teatrali e molto altro ancora. Un momento in particolare sarà quello riservato all'incontro con i teologi domenicani su Ci accontentiamo di un piccolo amore, che si terrà al teatro del seminario vescovile. Inoltre sono previste esposizioni artistiche, laboratori esperienziali e persino un'interessante iniziativa dalla cucina economica popolare, che proporranno un laboratorio dal titolo L'operosità dell'agape alle cucine tra parola e vita. Il 10 maggio l'azienda USL 1 Dolomiti organizza invece un incontro a Pieve di Cadore nel Bellunese dal titolo Salute oltre la città, soluzioni innovative per la sanità di montagna, dedicato alle reti cliniche tempo dipendenti. Esperti del settore, sia a livello regionale che locale, esamineranno le migliori soluzioni per garantire un'assistenza equa anche in territori difficili, focalizzandosi sulle reti emergenziali
sostanziali e sulle innovazioni tecnologiche. Sarà confrontata la realtà dolomitica con gli standard nazionali e internazionali, oltre a altre esperienze applicate alle aree montane. Tra i partecipanti ci saranno dirigenti dell'ASL 1 Dolomiti e esperti provenienti da diverse realtà che affronteranno tematiche legate all'ictus, alle emergenze cardiologiche, al trauma, ma anche alla gestione del neonato e del bambino critico, offrendo spunti preziosi per migliorare l'assistenza sanitaria in montagna. Ritorniamo a Padova con il countdown per la quinta edizione della Padova Water Marathon che si terrà il 5 maggio, presentando diverse novità. Tutti gli eventi avranno luogo in una sola giornata presso la sede dei Canottieri Padova. La manifestazione include gare agonistiche di canoa, una gara amatoriale aperta a varie tipologie di imbarcazioni e una gara under 14 dedicata alle squadre giovanili. La grande novità di quest'anno è l'introduzione di una gara agonistica internazionale di stand-up paddle SUP. Oltre alle competizioni saranno organizzati eventi collaterali in collaborazione con società sportive locali lungo le rive del fiume Bacchiglione. La giornata di sabato 4 maggio sarà arricchita da visite guidate, tour a remi e altre attività interessanti. La Padova Water Marathon è un evento infatti che unisce sport, natura e cultura, offrendo un'esperienza unica nel suggestivo contesto fluviale proprio della città di Padova. Il Venice Regione Convention Bureau Network, la rete regionale dedicata alla promozione del Veneto come meta ideale per eventi ed incontri, ha organizzato con successo la sua 7ª edizione di Next Stop Veneto. Quest'anno l'importante iniziativa di promozione si è svolta a Rovigo, presso il Salone del Grano della Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Il workshop ha offerto un'opportunità preziosa per mettere in luce le bellezze e le potenzialità della Regione Veneto nel settore del turismo, meeting ed events. Grazie alla collaborazione e all'impegno del Venice Regione Convention Bureau Network, Next Stop Veneto ha contribuito a promuovere il territorio veneto sia in Italia che all'estero, evidenziandone le sue attrattive e le sue eccellenze nel campo dell'ospitalità e dell'organizzazione degli eventi. Quest'anno siamo qui a Rovigo e per poi continuare sulle altre destinazioni venete. Partiranno, noi li chiamiamo fam trip, viaggi di familiarizzazione, ovvero sia l'organizzatore familiarizza con la destinazione e quindi visiteranno Treviso Belluno, Venezia con Padova e Vicenza Verona. E fra le altre attività che poi continueremo nel corso dell'anno sempre in collaborazione con la Regione Veneto ci sono anche attività di formazione, quindi non facciamo solo promozione del territorio ma facciamo anche attività di formazione e aggiornamento per i nostri colleghi, quindi ci sarà un roadshow che continuerà sempre in tutto il Veneto e, per poi proporre anche il terzo osservatorio congressuale, quindi daremo i dati statistici e comunicheremo quanti congressi ed eventi si svolgono nella nostra regione. Invece anche il nostro Polesine, anche le terre Fradige Po sono assolutamente molto ricche, quindi siamo partiti da Fratta Polesine, poi siamo andati a Lendinara, poi siamo andati alle porte del magnifico Delta del Po e poi diciamo che abbiamo concluso la giornata a Polesella. Sicuramente portando quindi un esempio, sia pure in velocità, di tutto ciò che anche la destinazione Rovigo può riuscire a organizzare e a offrire a una clientela italiana e straniera. E anche per questa nuova edizione del TG Nord-Est è tutto, vi lascio la programmazione di Caffè TV 24 augurandovi una buona visione. We'll be right back.